finalmente oggi è stato il giorno del grande ciclismo a Fano. Tanto fermento e una poderosa macchina organizzativa hanno contribuito a dare enfasi a questo evento così amato dagli appassionati di ciclismo. Ma sai, una bella Tirreno tirata con un significato particolare, soprattutto per la tappa di ieri dedicata a Michele Scarponi, dove c'era un fiume di gente. Vuol dire che il gruppo, ma anche i tifosi, non si sono dimenticati di Michele. Poi sai, una bella sfida con Kwiatkowski, a pochi secondi c'è Damiano Caruso, con Geraint Thomas che può ancora vincere perché c'è la crono di domani. E quindi molto molto incerta, e adesso vedremo oggi, potrebbe esserci questa volata, no? Con Kittel che ha sverniciato tutti nella prima tappa, con il campione del mondo che è alla ricerca della vittoria e speriamo anche in qualche italiano. Il tedesco Marcel Kittel della Katusha Alpecin ha vinto in volata la sesta tappa della Tirreno Adriatico, la Numana Fano di 153 km. La penultima tappa della corsa dei due mari ha visto gli uomini jet darsi battaglia, praticamente con gli ultimi 50 km tutti in piano e dopo alcune tappe per nulla adatte a loro. Everything okay, yeah, really. Tutto bene per oggi, non mi posso lamentare, il team ha fatto un buon lavoro, sono molto contento non solo per la vittoria ma per il team che è stato molto importante e anche molto motivante. Penso che oggi abbiamo fatto anche un grande lavoro, oggi sul podio speriamo di andare avanti ma possiamo sempre essere orgogliosi. Alla seconda vittoria in questa edizione della corsa, la prima è stata la tappa di Follonica, Kittel ha preceduto sul traguardo il campione del mondo, Peter Sagan, rallentato a 4 km dall'arrivo da una maxi caduta e protagonista di una rimonta formidabile. E l'argentino Maximiliano Ariel Recese, quarto posto per Sasha Modolo, migliore degli italiani. Un inizio gara un po' sonnecchiante ha fatto sì che a prendere largo ci fosse una fuga a 4 che ha resistito fino a meno 30 e che ha visto mettersi in mostra il campione di Germania Burgart, protagonista di una bella azione personale ma ripreso dal gruppo dopo il primo giro nel circuito cittadino. Nulla cambia nella testa della classifica generale, quindi con il polacco Michael Kwiatkowski del Team Sky che resta in maglia azzurra con 3 secondi di vantaggio sull'italiano Damiano Caruso. Sono molto felice senza alcun timore, abbiamo finito senza problemi ma di certo siamo stati fortunati. Ci sono state alcune cadute importanti durante la pedalata ma ero molto nervoso ma con una capacità di osservazione molto importante. Ma alla fine sono ancora qua e per domani cercherò di ripetermi. Per Fano la presenza del Circus Mondiale del ciclismo è stata una vetrina formidabile ed il piano della viabilità ha retto bene, senza grossi contraccolpi. Beh, una bella vetrina, è una delle classiche più importanti, ci sono tutti i campioni, quindi sia sul piano sportivo sia sul piano dell'interesse c'è tantissima attenzione, anche più di una tappa del giro. È un'occasione anche di una bella vetrina per la città, so che hanno già dato dei servizi su Fano, collegamenti costanti con la città di Fano, con l'arrivo giornalisti un po' da tutto il mondo, quindi è una bella soddisfazione, una bella occasione per tutta la città. Domani la sesta e decisiva tappa, una crono di 10 km a San Benedetto del Tronto.